Vittoria fondamentale nella gara di andata contro il Real Sociedad per la Roma, che esce vittoriosa dall'Olimpico per 2-0. Una prestazione mourinhiana d'attesa, quella della Roma contro un Real Sociedad dominante, solo però sul possesso palla e non in fase di gioco. Veramente scarsa per gli spagnoli. Una Roma che gioca in attesa della squadra avversaria, ma che quando verticalizza punge e lo fa nel migliore dei modi all'inizio, subito in partenza, con un grandissimo gol di Esharawi, una ripartenza propiziata da Dybala con l'assist di Tammy Abraham e un tacco volante di Esharawi consegna 1-0 alla Roma, che poi gestirà la partita. Real Sociedad che troverà anche un palo, avrà le sue occasioni nel primo tempo. Seconda frazione molto più spenta da entrambe le parti, arriva il gol praticamente a partita conclusa nei minuti finali di Kumbulla su un corner calciato da Dybala, che regala il secondo gol alla Roma. È fondamentalmente un gol veramente decisivo, perché l'1-0 sarebbe stato un risultato importante, sì, ma non così importante come il doppio vantaggio per la gara di ritorno in Spagna, nella quale la Roma comunque dovrà pensare di essere su 1-0-0, perché solo così si può passare il turno. Una prova convincente, perché la Roma veniva dalla gara molto dispendiosa contro la Juventus di domenica, in cui era arrivata una vittoria. Importante mantenere il ciclo vittorioso. Veramente bene la Roma oggi. Rui Patrício 6,5, due interventi, una gara pulita dell'estremo difensore portoghese. Bene, molto bene la difesa. Mancini, Llorente con Ibáñez squalificato e Smalling un po' in confusione nel primo tempo. Llorente gioca forse ancora con un po' di paura, però non Ferrori, questo c'è da dire. Per Smalling e Llorente 2-6, Llorente che poi esce a fine primo tempo per un problema molto probabilmente di tipo muscolare. Mancini invece 6,5. Partita veramente veramente buona per il vice capitano della Roma. Sugli esterni Karstop ed El Shaarawy, e Shaarawy autore del gol veramente importante e veramente bello in un ruolo non suo, ricordiamo, riesce a fare grandi partite come quella di stasera. Un grande giocatore fondamentale per la Roma. 7,5 per El Shaarawy. Karstop, partita buonissima del terzino olandese, che fino all'85esimo riesce a spingere. Condizione fisica straordinaria per il giocatore, che fino a poco fa non era nemmeno in rosa dopo il litigio con Mourinho, ma oggi i man of the match, possiamo dire, sono Matic e Cristante. Prestazione assolutamente straordinaria di Matic, 8 pieno, la colonna portante di questa Roma, l'asse di questa Roma. Una partita incredibile per il giocatore, forse uno dei giocatori più esperti, se non il più esperto della squadra. Cristante bene, lo dico sempre, quando gioca accanto a Matic si completano i due, per lui un 7 più. Partita buonissima. Capitan Pellegrini, buona partita di sacrificio, pochi lampi, aiuta la Roma per allungare nei momenti di bisogno nella parte offensiva, per lui un 6 più. Dybala non è che fa una grande partita, non gioca benissimo, però il primo gol è propiziato da una sua ripartenza, il secondo deriva da un suo assist da corner. Un giocatore che anche quando non è in giornata, anche quando non è in condizione fisica, risulta sempre decisivo. Veramente, veramente incredibile, un fenomeno. Questa è la caratteristica dei fuori classe, per lui un 6,5, 7 meno. Abraham, partita di sacrificio, propizia l'assist, non trova la rete sostanzialmente perché non ha occasioni, gioca bene, esce al 60esimo, gli subentra Belotti, per entrambi lo stesso voto, un 6,5. Veramente bene anche Belotti da subentrato. Sono due attaccanti che, come dice Mourinho in conferenza stampa, non trovano il gol assiduamente, però danno tutto per la squadra, ed è quello che conta, soprattutto in partite come queste. Una Roma che gioca bene, entra anche Wijnaldum, subentrano anche Bove e Spinazzola. Per tutti e tre un 6 pieno, una sufficienza buona, veramente buona, e niente. Risultato buonissimo per la Roma, contento veramente della mente della squadra, perché questa è più una vittoria mentale che una vittoria sul campo, è una vittoria tattica, è una vittoria fatta con il cervello, e forse in questo momento della stagione, in un momento così cruciale, è quello che veramente conta.